Buongiorno, io sono Olga Raffola, direttrice dell'Archivio di Stato di Massa, che in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, unitamente a una piccola mostra di documentaria relativa appunto al nostro periodo in questione, si è voluto allestire, grazie all'aiuto e alla collaborazione degli esperientisti di massa e il dottor Simonini in primo luogo, hanno voluto contribuire a questi festeggiamenti con l'allestimento di questa mostra che naturalmente è dovuta alla grande quantità di volumi che sono conservati presso questo istituto. Devo dire che conserviamo, grazie alla donazione della FEI e appunto della sezione Dazzini, gruppo Dazzini, abbiamo avuto nel 1994 la donazione di questa bellissima biblioteca, l'ottava al mondo per importanza. Sono circa 8.000 volumi, forse qualcosa di più con le ultime donazioni, gli ultimi versamenti, unitamente a tantissime riviste di importanza. Fondamentale per la storia appunto della lingua esperanto. Bene, come ho detto, il dottor Simonini insieme ad altri collaboratori e quindi che fanno parte di questo gruppo esperantista, hanno voluto contribuire con queste bellissime riproduzioni, dove non era possibile fare altrimenti, con l'esposizione di libri che sono dei classici del Risorgimento, tipo I doveri dell'uomo, ma appunto tradotti in esperanto e tante altre bellissime pubblicazioni che ci ricordano il periodo antecedente all'Unità d'Italia. Tutti sappiamo che il Risorgimento è stato un periodo di grandi movimenti, di grande fervore, con conquiste, con vittorie, con sconfitte, per poi arrivare finalmente, grazie a Dio, all'ambita Unità d'Italia. Gli esperantisti genialmente che hanno appunto idealizzato e quindi programmato questo bellissimo manifesto, oltre appunto a mettere in evidenza quelli che sono considerati ancora oggi i padri della patria, Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso Conte di Cavour, il tessitore e lo stesso Giuseppe Mazzini, anche Giovan Battista Giorgini, un conterraneo, il quale è stato il relatore alla Camera in occasione appunto della commissione, cioè che la commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per cui Vittorio Emanuele II sarebbe diventato re d'Italia. Ebbene, questa legge passò al Senato, poi venne, appunto, doveva passare alla Camera, ma ci fu questa commissione che era grandemente rappresentata da Bettino Ricasoli, di cui faceva parte lo stesso Giovan Battista Giorgini, che naturalmente hanno preparato quello che sarà il futuro della storia italiana. Vittorio Emanuele II, il quale diventa appunto re d'Italia. Si legge: il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. È vero che siamo all'inizio, ancora l'Italia non è completa perché manca ancora lo Stato il Vaticano, mancano Trento e Trieste e manca ancora il Veneto che verrà acquisito nel 1866 con la terza guerra di indipendenza, però siamo già sulla buona strada. Da come era suddivisa l'Italia, chiaramente, e dobbiamo dire che oltre all'impegno di questi grandi, oltre al re Vittorio Emanuele II e a Camillo Benso, il tessitore che già praticamente aveva a Plombier già pensato come dare fuoco alle polveri per poter naturalmente arrivare a quello a cui aspirava, chiaramente un grazie va a Mazzini, ma anche a questo Giovan Battista Giorgini che fu il relatore appunto di questa commissione che appunto approvò. L'articolo è unico, infatti si legge: il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di re d'Italia. Quindi vediamo l'importanza di questa relazione che è riportata nella sua interezza. A lato abbiamo la trascrizione in esperanto e quindi mi sembra che gli amici esperantisti abbiano fatto un ottimo lavoro. È di grande emozione, di grande importanza. Ecco, io sono italiana, sono orgogliosa di essere italiana. Effettivamente questi festeggiamenti mi hanno emozionato. Mi ha emozionato il presidente Napolitano nel 17 di marzo, ha praticamente festeggiato, omaggiato l'Italia.
E devo dire che dovremmo essere tutti contenti noi italiani di essere in questa terra bellissima, ubertosa, splendida, baciata appunto da Dio per la bellezza e la natura che è incantevole, e quindi dovremmo non solo non maltrattarla, ma dovremmo anche comportarci noi italiani in modo da rendergli un grande omaggio. Viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana. Buongiorno, sono il presidente del gruppo esperantista Massese. Qui, nella Biblioteca Nazionale di Esperanto, quando cominciamo a pensare di organizzare la Settimana della Cultura di quest'anno, utilizzando il tema del Risorgimento, restai un momento perplesso. L'esperanto è conosciuto dai più come una lingua, al pari di un'altra lingua qualsiasi. Di fatto, colui che presentò al mondo la prima grammatica, le prime radici, i primi vocaboli di Esperanto, aveva ideato e utilizzò sempre questa lingua non come una lingua e basta, ma come strumento per affermare e veicolare determinati principi. Se due persone, A e B, parlano due lingue madri diverse e vogliono dialogare fra loro, esistono solo due possibilità: o A impara la lingua madre di B, o B impara la lingua madre di A. In ogni caso, uno dei due domina perché parla la propria lingua madre e l'altro sarà sempre subordinato perché, per quanto abbia studiato la seconda lingua, non riuscirà mai a parlarla bene come la propria lingua madre. L'esperanto è un punto d'incontro a metà strada, non privilegia né A né B, è di facile apprendimento ed è stato studiato proprio per facilitare il dialogo tra popoli diversi. La comunicazione è importante, più si comunica, più si dialoga, più si smorzano i conflitti e meno ci si spara. L'esperanto è nato per avere una convivenza pacifica nel mondo. Infatti, l'esperanto non ammette confini. Il concetto di un mondo globale era insito già alla fine dell'Ottocento nell'ideatore della lingua. Ogni persona doveva avere pari dignità, senza distinzione di razza, di sesso e di religione. I giovani si educano al rispetto e alla valorizzazione di tutte le culture, escludendo qualsiasi forma di discriminazione, e costruiscono le basi di uguaglianza, pace e buoni rapporti tra i popoli. La neutralità dell'esperanto esclude qualsiasi riferimento a questioni di carattere politico o religioso. Esso possiede tale idea intrinseca fin dal 1887, anno ufficiale di presentazione. Da qui la mia iniziale titubanza a far coesistere i principi dell'esperanto con la nascita di una nuova nazione, che avviene generalmente, come nel caso dell'Italia, attraverso battaglie, odio tra due popoli, spargimento di sangue. Poi, approfondendo la questione, leggendo le opere dei nostri maggiori pensatori del Risorgimento, mi sono reso conto che i loro ideali non si discostavano da quelli di Zamenhof. I doveri che Mazzini ritiene debba avere l'uomo verso l'umanità, la patria, la famiglia, sono gli stessi che aveva Zamenhof. Il concetto, ad esempio, di patria che si ritrova in De Amicis, in una pagina del suo libro Cuore, dove un figlio spiega perché ama l'Italia, appartiene a tutti gli umani. Cito testualmente: «Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove sono nato, la lingua che parlo, i libri che mi educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro è italiano. Il giorno in cui un popolo nemico minaccerà la mia patria e solleverà contro di essa una tempesta di fuoco, allora noi tutti sentiremo più violento e più altero l'amor di patria.
e vedremo fremere armi d'ogni parte, i giovani a correre a legioni, i padri baciare i figli dicendo coraggio, e le madri dire addio ai giovinetti gridando vincete. Questi concetti significano che ognuno deve poter vivere in tranquillità e serenità a casa propria, senza subire violenze e soprusi. Ora, se pensiamo che le maggiori opere del Risorgimento sono qui davanti ai vostri occhi in lingua esperanto, scritte talvolta da stranieri, come rememoro Prisolferino, e che le opere scritte in italiano sono state tradotte in esperanto perché il mondo intero le conoscesse, ecco spiegato come possono essere cadute tutte le remore di un esperantista per collaborare a rappresentare l'unificazione della nostra nazione. È per questo che oggi sono lieto di partecipare a questa presentazione realizzata con il lavoro della direttrice e del personale dell'Archivio di Stato che ha dato il suo massimo impegno. Mazzini è stato il più importante ideologo del nostro Risorgimento, del Risorgimento italiano. Era uno scrittore molto prolifico perché ha scritto circa 120 libri. Noi abbiamo esposto qui la sua opera principale, che è I doveri dell'uomo. Questo testo, Devoi della Homo, I doveri dell'uomo, è l'opera principale di Giuseppe Mazzini. Fra tutti i suoi scritti noi abbiamo scelto quindi questo per presentarlo al pubblico, e in particolare abbiamo estratto una parte in esperanto con la traduzione in italiano che riguarda la patria, perché il testo si riferisce all'umanità, alla patria, alla famiglia, ai doveri dell'uomo nel suo complesso. Come vedete, è stato riportato qui sul tabellone tutta la parte che si riferisce ai doveri verso la patria. È un libro che riporta per combinazione in facciata un glumarco, cioè un francobollo chiudilettera che fu stampato per il 27° congresso italiano di Esperanto che si tenne a Massa, il primo congresso che si tenne a Massa, perché poi se ne è tenuto anche un secondo. Qui abbiamo fatto un'esposizione di vari documenti. Qui vediamo per esempio la legge numero 1 del Regno d'Italia, articolo unico, con il quale il re Vittorio Emanuele II è stato proclamato re d'Italia. E questa è la fotocopia del documento originale su carta pergamena. Questa invece è la canzone, la bandiera di tre colori, con lo spartito musicale, cantata in esperanto. La mia flago è il tricoloro, gicia mestis la plei bela, la plei cara cai fidela, la simbol de liberezzo, de liberezzo, de liberezzo. Accanto qui noi ritroviamo una poesia scritta dal musicista Gio Batta Briano, genovese di origine, che tradusse in esperanto tante canzoni e le musicò, alcune anche originali. Qui accanto poi abbiamo fatto una presentazione di lettere o di racconti tratti dal libro Cuore di Edmondo De Amicis. Questo parla del re Umberto, per esempio. Questa è una lettera che un ragazzo scrive a sua madre. Questa è stata scritta per i funerali di Vittorio Emanuele. E poi abbiamo anche altre opere di De Amicis che abbiamo presentato in due lingue, cioè nella versione originale scritta da De Amicis e nella traduzione fatta in esperanto.
Su questo tavolo abbiamo esposto molti dei racconti estratti dal libro Cuore di De Amicis. Abbiamo Dagli Appennini alle Ande, De Apennino i Gisandoi, La Sardinia Tamburisto, il tamburino sardo, poi abbiamo L'amor di patria, L'Italia, abbiamo La morte di Garibaldi, abbiamo L'esercito, abbiamo La piccola vedetta lombarda, Il conte Cavour, Il piccolo patriota padovano, La canzone di Legnano, esattamente La canzone di De Legnano. Staras Cesaro Frederic en Como, Cayen sendite en Raidas en Milano, tra il nova port cun della sita ibridoi. Qui ci sono alcune delle opere principali che abbiamo descritto e affisso in fotocopia lungo i vari espositori. Tra le varie cose ci sono cose di Mazzini, cose di scritti di Garibaldi, scritti di autori stranieri, per esempio scritti di Henri Dunant. E ora vi dirò chi era questo Henri Dunant, che è una cosa molto importante e poco conosciuta in genere dalle persone. Henri Dunant era uno svizzero di lingua francese che si trovò il giorno successivo alla battaglia di Solferino sul campo di battaglia e vide una cosa che lo angosciò moltissimo. Vide, a parte tutti i morti, c'erano tantissimi feriti, moribondi, che nessuno curava, nessuno guardava e aspettavano di morire agonizzando. E lui si dette immediatamente da fare, si rivolse alle case degli abitanti vicini, cercò di far trasferire, portare i più gravi presso queste case, cercò dei medici, eccetera, eccetera. Però questo episodio, questa visione lo tormentava, lo conturbava, perché diceva che non poteva l'umanità andare avanti lasciando dietro di sé scene di questo genere. E allora, tornando in patria, pensa e ripensa, nel giro di pochi anni mise insieme ad altri quattro amici un'associazione che si chiamava Soccorso per il Soldato Ferito, che dopo pochi anni prese il nome di Croce Rossa Internazionale, e fu così che nacque la Croce Rossa. Croce Rossa per la quale Dunant ebbe poi un riconoscimento mondiale, perché fu insignito nel 1901 del premio Nobel per la pace. Successivamente ci sono stati anche altri scrittori che hanno raccontato di questa esperienza che ha avuto Dunant. E per esempio c'è stato quest'autore che ha scritto Coco Crias Iam, cioè il gallo canta già, e che nel suo racconto parla di come si sentì Dunant davanti a questo spettacolo sul campo di battaglia di Solferino. Si sentì come si era sentito Pietro quando sentì cantare il gallo dopo aver rinnegato per tre volte la conoscenza di nostro Signore Gesù Cristo. In questo momento di confusione, in questo momento di angoscia, in questo momento di smarrimento, poi cosa fece Pietro? Si riprese e andò come apostolo, arrivò fino a Roma e fece tutto quello che noi sappiamo. Così Dunant sul campo di battaglia rimase smarrito, rimase la notte, aveva questi incubi e pensava che doveva fare qualcosa per l'umanità. Ed ebbe, era in uno stato di coscienza, aveva dei sentimenti
quasi identici a quelli che probabilmente provò Pietro quando sentì cantare il gallo dopo aver rinnegato il nostro Signore per 3 volte. E così Dunant ebbe l'idea di fondare quella che è oggi la Croce Rossa Internazionale, che è un organismo mondiale che interviene per soccorrere tutti i feriti, tutti sappiamo che cos'è la Croce Rossa. Alcuni dei fondatori della Croce Rossa erano esperantisti, tant'è vero che la Croce Rossa ha un libricino che si chiama La chiave di Esperanto della Croce Rossa, dove si ritrovano le parole, la conversazione che può essere scambiata tra il soccorritore e il ferito per riuscire a capire quali sono i problemi del ferito e soccorrerlo nel modo migliore. Nel libricino della Croce Rossa, scritto in Esperanto, noi ritroviamo gli scritti di alcuni autori importanti, tipo Leone Tolstoi, Zamenhof, Moynier, che è stato il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Ginevra. Tolstoi diceva: «I sacrifici che farà ogni uomo del mondo europeo, riservando allo studio dell'Esperanto qualche ora, sono così piccoli e i risultati che ne otterrà così importanti che nessuno può ricusare di farne la prova». Mentre Zamenhof sosteneva: «La Croce Rossa appartiene a quelle istituzioni che hanno maggiormente bisogno di una lingua comune, facile da impararsi, poiché se le altre istituzioni hanno a che fare qualche volta solamente con genti di lingue diverse, danno tempo di poter cercare un traduttore, la Croce Rossa quasi sempre riguarda genti che parlano lingue diverse ed esige un'intesa immediata. I nobili lavori della Croce Rossa sul campo di battaglia perdono del loro valore per la sola ragione che salvatore e salvato non si capiscono vicendevolmente». Mentre Moynier, l'ultimo che citerò, dice: «Di più, l'unione della stella verde dell'Esperanto con la Croce Rossa di Ginevra, facilitando le relazioni internazionali, dà agio alle persone generose che portano il bracciale della Croce Rossa di fare ancora un po' più di bene. Saremo allora sicuri di essere stati utili alla grande famiglia umana».